esercito, meno soldi alla difesa, però continuano a comprarsi questi famigerati F-35 di cui avrete sicuramente sentito parlare, che pare siano molto costosi, qualcuno dice anche forse inutili, chissà, ne parliamo. Parliamo qui in studio con due ospiti, ora nell'ombra che non vi vado a svelare. So che andremo in Galleria Colonna, nel cuore della Roma Politica, tra pochissimo. Incontreremo l'onorevole Salvatore Cicu, che è stato sottosegretario alla difesa del PDL, e ascolteremo di tutt'altra idea Roberto Di Giovan Paolo, che è un senatore del PD e che invece è un attivista non violento da sempre. Ora intanto le nostre domande, i mai però in questa scheda. Crisi tocca anche l'esercito, sobrietà quindi pure alla difesa. Taglio di 43.000 soldati, propone il ministro e generale Di Paola, e taglio alle forniture di armi, come i famigerati cacciabombardieri F-35 della Lockheed, che tanto fanno discutere e tanto costano. Ne compreremo 90 invece di 131. Ma non sarebbero comunque soldi da impiegare più utilmente altrove? Per esempio sul territorio, per il sostegno alla protezione civile, e all'estero, per i tanti volontari delle organizzazioni umanitarie? E poi, un paese ha bisogno di forze armate o di forze speciali, sempre più professioniste, da mettere al servizio di un'alleanza internazionale? E se l'alleanza sbaglia? Essere protagonisti in politica estera, di governo in governo, significa sempre e soltanto ricorrere alle capacità militari? Cerchiamo di rispondere per quello che il tempo naturalmente che ci è concesso permetterà. Qui con noi Pietro Batacchi, che lavora al CESI, che è il Centro Studi Internazionali, scrive per la rivista internazionale di difesa, è consulente di varie entità e enti che si occupano di questi temi, e è stato al seguito delle truppe italiane, leggo, in Kosovo, Iraq, in Libano, in Afghanistan, proprio per realizzare dei reportage. Assolutamente. Quindi, sì. Ci sono stati trasmessi, ci piacerebbe vederli. Volentieri. Ah, mi piacerebbe molto vedere. Luigi Barbato, sulla poltroncina rossa, che è stato responsabile già del coordinamento armi di Amnesty International, rappresenta il consiglio scientifico di Archivio Disarmo, che è un'istituzione di ricerca, un centro studi che studia i problemi del controllo degli armamenti, della pace, della sicurezza. Quindi diciamo che lavorano per due centri di ricerca che hanno però probabilmente un sottoterreno culturale diverso. Molto diverso. Vediamo se sarà diverso anche nel dialogo che vi domandiamo di fare qui con noi. Perlomeno questa storia della crisi ha permesso di mettere a tema un argomento scomodo e finora intoccabile, giusto, Barbato? Verissimo. Vero? È vero, è perché all'esercito non si toccava. Gli argomenti sulle spese militari, sull'esercito, sono sempre stati molto poco dibattuti in Italia. Finalmente abbiamo l'occasione per parlarne a fondo, sia dei problemi dell'esercito italiano sia i problemi connessi al quadro più generale, quindi parlo della politica europea di difesa e perché no anche del contesto mondiale. Pensiamo che le spese degli armamenti, le spese militari nel mondo hanno raggiunto un livello veramente insostenibile, 1.600 miliardi di dollari. A lei? D'accordo su questa premessa? Su questa premessa diciamo che si può oppure essere d'accordo oppure no, dipende da come la si vede. Il punto fondamentale è questo: a cosa serve la difesa? Qual è il concetto di difesa che noi vogliamo avere e che i paesi legittimamente vogliono dotarsi? Noi possiamo avere una difesa come un paese come la Svizzera, che è un paese neutrale, che intende la difesa esclusivamente come protezione del proprio territorio, ma che investe tantissimo in spese militari e che ha una fortissima industria della difesa. Noi possiamo avere una difesa come un paese dell'Italia, come l'Italia o altri paesi europei che sono impegnati anche per la stabilità internazionale, nella lotta al terrorismo, ecco, e così via. Esiste un esercito italiano? Ha ancora senso usare questo termine, esercito italiano? Assolutamente sì. Assolutamente. Assolutamente sì. Certo, esiste. Ma se parlavate di un esercito sempre più europeo, di alleanze internazionali? Esiste attualmente, la tendenza è noi, l'Italia partecipa all'Unione Europea e quindi anche alla politica comunitaria in materia di difesa, che prevede tutto un percorso verso un'integrazione sempre maggiore E quindi avremo sempre meno un esercito italiano e sempre più un esercito di
forze specializzate al servizio. Guardi, una delle tendenze più forti attualmente in vigore e in corso è proprio quella di andare verso un'integrazione nel campo della difesa, non tanto in ambito NATO quanto piuttosto in ambito europeo. Se noi guardiamo a quello che stanno facendo Francia e Gran Bretagna, che per tutta una serie di ragioni, a cominciare dalla crisi, hanno iniziato a cooperare sia in campo industriale che in campo strettamente operativo, la tendenza è proprio quella, cioè di costituire un esercito, non lo vogliamo chiamare europeo, chiamiamolo formato, diciamo, dagli eserciti più evoluti dei maggiori paesi europei. Questo ci può preoccupare? Ci può preoccupare nel senso che, come in tutti i percorsi di integrazione europea, ogni Stato dovrà rinunciare a una fetta della propria sovranità. E in materia di difesa questo è particolarmente preoccupante. Sarà di nuovo la Germania in materia di difesa anche in questo campo? Evidentemente i paesi più forti e che possono spendere di più hanno maggior voce in capitolo, ovviamente. Se oggi c'è un paese in Europa che, come dire, ha un rapporto abbastanza indifferente, tra virgolette, con la difesa, è proprio la Germania. I paesi forti nel campo della difesa in Europa sono assolutamente Gran Bretagna, Francia e nel nostro piccolo anche l'Italia, che è un paese che ormai da 30 anni partecipa con grandi risultati e grande credibilità a operazioni internazionali. Grazie davvero di essere stati con noi, a Luigi Barbato, ripeto, di Archivio Disarmo, e a Pietro Battacchi del Centro Studi Internazionali. Andiamo in Galleria Colonna, andiamo a sentire i politici come se la cavano su questo argomento. Grazie. Bentrovati qui in Galleria Colonna, siamo proprio a due passi dai palazzi della politica e abbiamo con noi due politici perché vogliamo continuare a ragionare con loro di questa riforma della difesa che in teoria segue le misure di austerity dovute alla differenza dello spread con il mondo tedesco e non solo, insomma alla crisi economica che ci ha obbligato a stringere la cinghia, e quindi questo varrà anche per le forze armate, forse troppo dicono le forze armate. In realtà è una, come abbiamo visto, una rivoluzione più grossa, un taglio di uomini ma non un taglio di armi, soprattutto più competenze, più tecnologia, più modernità, più innovazione. È un bene e un male. Abbiamo qui Salvatore Cicu, che è un avvocato siciliano, in realtà siciliano per una parte, soprattutto sardo direi, no? Da quello che mi è stato raccontato, perché se poi il suo accento tradisce, il siciliano in realtà, il sardo è un accento che si nota molto, che è stato sottosegretario alla difesa, vice capogruppo del PDL alla Camera e capogruppo in commissione difesa per il suo partito, mentre Di Giovan Paolo, obiettore di coscienza mi diceva, sono quindi sottosegretario alla difesa non gliel'avrebbero mai fatto fare. No, spero di sì. Lo farei molto volentieri. Il suo partito, che è il Partito Democratico, di cui lui è senatore, non credo sarebbe d'accordo, perché sulla difesa sono stati molto simili i partiti che si sono susseguiti al governo. Io vengo da una generazione che la difesa la studiava, c'erano attenzioni a quello che le forze armate fanno, ce l'ho anche io, l'ho mantenuta, cioè la mia non è un'idea. Io sono non violento, non un pacifista. Lei fa parte della Commissione diritti umani del Senato. Ecco, pacifista, noi vogliamo parlare di guerra e di pace eventualmente. Il pacifismo ci lascia un po' inquieti perché spesso gli ismi vengono, insomma, nascono dalle ideologie e non dal desiderio reale di pace. D'accordo? Infatti mi definisco non violento. Senta, sarà un bene o un male secondo lei questa riforma annunciata da Di Paola, che è ministro e generale? Sarà un male il fatto che non verrà fatta molto, da quello che ho capito, perché innanzitutto diciamo che la ristrutturazione del modello di difesa manca da un po' di tempo, da circa il 2000 ad occhio, e prima, se andiamo indietro, arriviamo a Spadolini, che la fece molto bene. Io feci l'obiettore in quel periodo, quindi diciamo che in fondo ero un po' oppositore in una situazione diversa. Però fu fatta coinvolgendo tutto il Parlamento, ma non solo, fu fatta coinvolgendo i comitati di rappresentanza, fu fatta anche ragionando con le associazioni. E innanzitutto ho l'impressione che in questo momento sia un po' calata dall'alto l'idea, da quello che vedo. Ovviamente l'ammiraglio Di Paola è prima di tutto un ammiraglio, nel senso che è un tecnico davvero, però non può essere calata dall'alto una ipotesi nella quale si cambiano i numeri e il modello, soprattutto il modello deve essere integrato con l'Europa.
Proprio questo però loro dicono, che vogliono cambiare per integrare maggiormente con l'Europa e con le richieste dell'Europa e non solo della NATO, direi soprattutto. Salvatore Cicco. Ma io ci tenevo a puntualizzare due cose. Non mi piace parlare di guerra, innanzitutto mi piace parlare di costruzione di pace, perché l'impegno secondo la nostra Costituzione, ma di fatto nei nostri interventi, è sempre comunque di pace, non dimentichiamocelo, anche nei fatti, perché c'è l'aspetto militare, ma c'è l'aspetto della cooperazione civile, che insieme procedono per aiutare e sostenere generalmente delle popolazioni che sono in estrema difficoltà. L'altro aspetto è che parlare di riforme che non esistono, io ricordo che da un decennio a questa parte, ma in questi ultimi anni, abbiamo visto evolversi radicalmente il sistema difesa. Prima parlavamo di forze armate che erano costrette annualmente, giovani che erano costretti annualmente a fare il militare. Oggi abbiamo delle forze armate che sono solo ed esclusivamente dei professionisti e quindi con un balzo in avanti che è fortemente diverso. E professionisti che hanno bisogno comunque di completare il loro percorso attraverso una riforma. E in questo, secondo me, è il punto della situazione. Troppi generali, troppi marescialli, una situazione che invece ha bisogno di svecchiare un po' questo sistema, anche perché il turnover delle missioni impone che la destinazione poi di formazione sempre più importante sia quella che abbia il sopravvento su tutto il resto. È chiarissima la sua introduzione, sono un sostegno a questo tentativo che per ora è soltanto sulla carta, ma non è ancora stato messo. Diciamo che da qualche giorno. Però se ne discute molto, anche perché si discute in quest'ottica, in questa revisione del sistema, anche dell'acquisto più o meno di alcune armi speciali, sono i famosi F-35, questi cacciabombardieri della Lockheed, che stanno creando parecchio malumore nei non violenti e non soltanto, anche in chi sperava di trovare un lavoro e non lo trova. Allora, di Giovan Paolo, continuiamo a chiacchierare, i mai però immagino che siano parecchi, in particolare per quanto ha detto Salvatore Cicco riguardo al termine missione di pace e al termine difesa per il bene del paese, eccetera. No, io penso che, come non violento, ripeto, no? Quale sceglie di questi avverbi alle mie spalle? Però, cominciamo a giocare, iniziamo è un gioco però, molto serio. Ma però le missioni di pace sono importanti, però io penso due cose ed è il motivo per cui mi sono sottoposto alla disciplina di gruppo, ma per molto tempo non ho partecipato al voto, spiegando perché. Le missioni di pace purtroppo in tutti i paesi dove ci sono state non sempre hanno risolto i problemi. In Kosovo, in Somalia, dove c'è la pirateria perché non ci sono più le missioni di pace e nemmeno la cooperazione. E questi argomenti, lo stesso Iraq, che non ha più un dittatore ma ha una situazione di difficoltà, non sempre hanno risolto il problema e oltretutto mettere insieme l'estrema ratio dell'azione militare con la cooperazione crea dei problemi alla cooperazione e non sempre risolve i problemi militari. Allora, un colpo al cerchio, una alla botte, un ping pong, una ventina di secondi a testa, c'è stato un però? C'è un ma? No, c'è un forse. Forse, bene. Forse lo trovo. Ecco. No, forse ma mi collego a quello che diceva il senatore, forse bisogna pensare a cosa significa il termine sicurezza. Noi guardiamo alla sicurezza internazionale come se fosse una cosa estranea e distante dai nostri confini e forse invece dovremmo pensare a quello che è accaduto con la primavera araba, quello che è accaduto con la Libia, quello che viviamo in una distanza ravvicinata rispetto alle situazioni, dove noi interveniamo per ricostruire e soprattutto per far vivere diritti, per ricostruire un sistema che è stato generalmente cancellato da dittature o dilaniato con morti. Paolo, facciamo un ping pong rapidissimo per cortesia. Invece di fare 33 missioni, quali eravamo arrivati, diciamo, se ci mettiamo insieme tutte quelle che sono iniziate dagli anni 70 all'UNIFIL ad oggi, dovremmo forse fare, perché ripeto è una scelta progressiva, non penso che immediatamente vanno cambiate le cose, dovremmo scegliere alcune sì, altre no. La missione del Libano ha fermato una guerra, l'interposizione è stata chiesta dall'ONU come in altre, noi ci siamo e siamo stati protagonisti, ha fermato una guerra, quella missione va bene. Quella in Libia?
quella in Libia siamo stati tirati per i capelli e l'abbiamo fatta con 7 aerei, quindi non capisco 121 cacciabombardieri a cosa servono. Salvatore Cicu, allora in Libia i cacciabombardieri, troppi? Ma troppi, pochi, non mi ricollego, perché se no se lei mi fa la domanda non vedo la verba, è difficile. Ma ha detto, ma anche senza cogliere se lei l'ha detto, io quindi glielo offro. Ma bisogna precisare un aspetto, diventa difficile parlare senza questo presupposto. Noi facciamo parte di una linea occidentale, noi siamo all'interno di organismi come la NATO e l'ONU, magari tutti potessero scegliere cosa voler fare o dove destinare poi la propria presenza. È evidente che noi insieme al contesto internazionale decidiamo poi come compensare alcune presenze o altre assenze. E rispetto a questo sistema noi viviamo una tutela e una sicurezza che guarda, lo ripeto di nuovo, all'Italia in maniera importante. Noi ricostruiamo pace ma assicuriamo sicurezza all'interno dei nostri confini. Poi è evidente che oggi più che mai è possibile fare confusione o individuare, come posso dire, dei costi eccessivi rispetto agli armamenti piuttosto che ad altre situazioni, e io sono d'accordo su questo, però è inevitabile che non possono essere mischiate le cose. Eppure sarebbe stato meglio avere un esercito integrato europeo e quindi impegnarci di più sull'Eurofighter, quindi non faccio un discorso ideologico, nulla, dico che negli anni l'Eurofighter, che fa già lavorare camere, 600 lavoratori, non 10.000 con l'indotto, i 600 lavoratori lei di camere... Lei si riferisce ai 10.000 posti promessi per gli F-35? Sì, non ci stanno 10.000, sono 600 lavoratori a camere, poi c'è l'indotto. Però se noi vogliamo dobbiamo chiederci perché sono stati tolti i soldi sul progetto Eurofighter, che è un caccia europeo, Typhoon, che già funziona, noi abbiamo utilizzato, e dovremmo vendere agli altri e invece metterli per salvare la Lockheed Martin. Non dico che facciano questo quelli che sono favoriti agli F-35, dico che questo accadrà ed è giusto che lo faccia gli Stati Uniti. Ma lì noi siamo un partner di secondo livello, in Europa no. Ma infatti, non è stato da parte delle forze politiche, né tantomeno del mio gruppo, deciso ancora che posizione assumere in maniera definitiva. C'è una riflessione in atto perché il problema esiste. Eurofighter, che comunque sono sulla linea di una forza europea in cui noi abbiamo creduto e continuiamo a credere, e gli F-35 che comunque dovrebbero dare una maggiore efficacia da un punto di vista tecnologico, perché così come tutte le macchine, noi abbiamo oramai in Italia come Forze Armate delle macchine usurate, quindi quelle vanno sostituite. C'è già un accoglimento rispetto al numero che si prevedeva, e questo grazie proprio a questa discussione in atto. Si è abbiamo una quarantina una quarantina di pezzi, tra virgolette, ma è un problema di macchine o di strategie? Come mai continuiamo a fare un dibattito solo sugli F-35? C'è un problema di mezzi in generale. Le nostre equipaggi misti, marina aeronautica, che salvano le persone che sono nel Golfo di Sicilia, quelli che vengono a cercare in Italia, in Europa, la loro strada, sono gli Atlantic Breguet, sono aerei progettati a fine anni 40. I nostri aviatori ormai i pezzi li fanno in fonderia, non c'è più il ricambio per quelli, attendono da anni la TR-600 su cui non si è investito, e lì però sugli F-35 diventano indispensabili, non lo sono né 90 né 1, perché noi volevamo quelli a decollo verticale per la Cavour o per la Garibaldi e quelli non verranno più prodotti, e allora perché li prendiamo? Se ragionassimo in questi termini, io sarei l'esperto in ordine al linguaggio europeo e internazionale che riguarda poi le forze armate, e quindi insomma farei altro. Io devo fare il politico, devo fare una valutazione che guarda comunque a sostenere le migliori scelte. Oggi, a mio giudizio, la migliore scelta è comunque ridurre le spese per gli armamenti, quindi riconsiderare tutto il progetto, perché il Paese ha bisogno di altro, destinare alle risorse umane una parte importante
di quello che significa risorsa per la difesa, quindi una formazione, una professionalizzazione, ma soprattutto una destinazione di risorse più alla protezione civile, più a un sostegno all'interno del Paese, cercando comunque di mantenere una partecipazione internazionale e un'efficienza delle nostre forze armate. Su questo dovreste essere d'accordo. Quindi? Quindi bisogna ridurre le spese, che sono, bisogna fare una spending review, perché il problema, diciamo, delle nostre forze armate è soprattutto, a mio avviso, in una spesa a volte incontrollata, nelle spese che non sono produttive rispetto ai nostri militari all'estero. Poi possiamo discutere, io dico vanno ridotte le missioni, vanno fatte solo quelle necessarie, vanno fatte solo quelle sotto l'egida delle Nazioni Unite. Possibilmente sarebbe una soluzione, perché come spiegavo prima, da non violento, non da pacifista ideologico, io ho presentato un disegno di legge per dare, per costituire con nostre truppe un pezzo d'esercito europeo e per dare le truppe alle Nazioni Unite, articolo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite. Ovvero? Ovvero ci deve essere un esercito delle Nazioni Unite con un comando militare delle Nazioni Unite. D'accordo? Magari? Che dice Salvatore Cicu? Ma io credo che... Ma non c'è più? Comunque... Anche magari. Di corsa, siamo agli sboccioli. No, te lo lascio. Magari. Ti lascio la speranza, che è anche la mia. No, comunque noi, al di là dei comandi che poi di volta in volta rispetto alle situazioni vengono assegnate, dobbiamo cercare di far capire ad un'opinione pubblica che è attenta e che è in difficoltà che non bisogna fare confusione. Noi abbiamo bisogno oggi di procedere sicuramente a superare una crisi devastante, quindi guardando ai giovani, guardando alle imprese, guardando alla famiglia, insomma guardando a un sistema economico che deve essere sostenuto, ma un grande paese come il nostro non può fare a meno di partecipare, lo ripeto per l'ennesima volta, in un contesto di costruzione di pace nel mondo, perché noi questo facciamo, i nostri militari questo fanno, accanto ad una forte componente che riguarda la cooperazione civile. Magari allora? Magari si sarebbe dovuto far meglio la fine della coscrizione obbligatoria, e lo dico per un motivo che può sembrare strano, detto non violento, ma quello lì era un servizio al Paese che veniva fatto ogni anno, forse i più sfortunati alla fine gli toccava la leva e quelli più... che volevano sceglievano l'obiezione di coscienza facendo 20 mesi invece che 12 o di più se era leva di mare. E magari dovremmo avere un servizio civile, è stato lanciato da alcune associazioni, al servizio del paese, nel corso del quale, dell'anno in cui lo fai, donne e uomini, e allora non era così, servono il paese, alcuni lo fanno nei tempi storici nelle forze armate e tanti altri, come abbiamo visto, nel volontariato. E si può fare sia qui che all'estero. Servizio civile obbligatorio, le piace? Allora? Allora che l'ultimo, quindi per forza... Io sono favorevole al servizio civile obbligatorio e allora procediamo così, con serenità, con determinazione... È possibile su questo un accordo bipartisan? Determinazione e rispetto non solo al servizio obbligatorio civile, ma rispetto alla necessità del Paese, e credo che su questo punto... dobbiamo ricercare quella interlocuzione che dia poi non l'inciuccio o l'accordo che deve essere sotto banco, ma quello più sincero e trasparente, perché esistano formule che possano realizzare la migliore capacità di produrre all'interno di un contesto di confini nazionali la produzione di un servizio civile, ma le migliori forze armate all'interno di un contesto internazionale. Io penso che l'accordo delle ragioni non si possa mai banalizzare ad inciucio, anche se è un termine bruttissimo che viene usato troppo, quando l'accordo è reale e non fatto di manovre sotto banco. Qualche minuto soltanto più, quindi vi prego rapidamente per aiutarci a comprendere, non avendo più avverbi, ve li invento da sola, ma noi spendiamo troppo o troppo poco per le forze armate di Giovan Paolo? O spendiamo male? Va fatta una revisione della spesa, probabilmente, come in altri settori, non è che c'è una tendenza maggiore, anzi, da quello che vedo, diciamo che il problema è soprattutto nel tipo di spesa. Non più ok, a proposito di spesa, questi F-35... Spendiamo pochissimo, perché basta vedere i parametri
che di confronto con le altre realtà europee, noi siamo allo 0,84 del nostro PIL, l'Inghilterra è al 2%, la Francia è quasi al 2,5%, cioè noi spendiamo pochissimo, quindi sfatiamo anche il mito che destiniamo chissà quali risorse per le nostre forze armate. Il problema è che cosa fanno le forze armate, no? E che tipo di modello proprio di difesa c'è. I cacciabombardieri servono per attaccare, non per difendersi. No, i cacciabombardieri servono per comunque tutelare la nostra presenza, soprattutto in contesti di grande difficoltà. Non servono per attaccare. Noi, in questo dobbiamo anche capire meglio di più, noi non andiamo ad attaccare. Noi andiamo a distribuire un equilibrio che generalmente vede il conflitto di altri. Quindi noi sosteniamo la fine di questo conflitto per far esistere delle forze democratiche che poi liberamente e autonomamente vanno a gestire il sistema paese di quel contesto. Quindi noi non andiamo con cacciabombardieri ad attaccare nessuno. È stato fatto forse in passato da qualcuno che politicamente, ripeto, non è vicino a me, ma non voglio ricordare questi aspetti. Sì, no, li ricordo io, nel senso che sull'acquisto, per esempio, degli F-35 e sulla loro costruzione sono stati d'accordo Prodi, Berlusconi, D'Alema, quindi su questo non abbiamo nessun tipo di tentennamento, cioè il paese su certe cose si muove con un cuor solo, un'anima sola, la gente però ha qualche perplessità in più. Io volevo domandare ancora, non competerà la difesa, ma forse può intervenire il governo o neanche il governo compete il fatto che l'Italia aumenti le esportazioni di armi anziché diminuirle in un periodo di crisi? Sto parlando di armi leggere che riguardano l'industria, naturalmente non riguardano l'attività governativa. Insomma, no, compete al governo ed riguarda anche la vendita delle armi. Noi abbiamo nell'ultimo anno, parliamo di situazioni precedenti, ma con la Golden Share della Lega molto spesso, abbiamo avuto il tentativo in legge comunitaria di cambiare una legge che è quella del commercio delle armi, che è una delle leggi che è stata fatta in 3 legislature con grande consenso sociale ed è una delle leggi migliori e più avanzate che esistono al mondo di controllo delle armi. E questo è stato tentato prima, lo abbiamo fermato nella legge comunitaria e poi l'ultimo provvedimento del governo Berlusconi, purtroppo, non è che ne abbia colpa Berlusconi, non credo che si occupasse dei singoli commi, la Lega ha imposto l'eliminazione del catalogo delle armi leggere, che è una cosa che avversano tutti i funzionari di polizia e il Ministero dell'Interno qualunque sia, perché significa che io posso vendere un'arma che non viene catalogata, metterla in commercio e venderla alla Svezia, se poi la Svezia la vende alla Tanzania... Sono le più pericolose, dicono gli esperti del tema, le armi leggere. Una parola su questo, Cico? Ma io condivido, concordo. Una cosa in più, allora volevo, visto che abbiamo pochi attimi, qualcuno teme che un esercito di professionisti sia un esercito sempre più mercenario per una politica estera sempre più imperialista. Uso appositamente parole slogan, perché comunque sono quelle che si sentono, si leggono sui giornali. Vuole rispondere? Ma certo, credo che i nostri militari, i nostri soldati diano dimostrazione di senso di appartenenza ad una nazione, di identità precisa e di valori che forse altri difficilmente oggi riescono a raggiungere e riconoscere. Cioè noi abbiamo dei professionisti che sono non solo italiani, ma sono con dei valori italiani che, ripeto, potrebbero costituire un riferimento e un modello per questa disgregazione poi che all'interno delle forze politiche rispetto ai territori, con la Lega, ma con movimenti indipendentisti, con situazioni varie. Quindi nel momento in cui i nostri militari con la bandiera italiana, con quelle celebrazioni che sembrano così vuote, ma che invece sono state fortemente volute soprattutto dal Presidente Ciampi, ultimamente hanno fatto riscoprire questo senso di appartenenza. Sì, peraltro, Giovan Paolo, è vero che la gente è molto legata ai ragazzi che indossano la divisa e che portano il nome dell'Italia all'estero, nel senso, buono, perché pensano che facciano qualcosa di buono. Ecco, questo è un sentimento che contrasta poi con alcune scelte che invece vengono fatte dalla politica e che la gente non accetta. No, guardi, io penso che valga il detto right or wrong is my country, quindi io faccio la mia battaglia politica e poi quando si decidono le missioni anche contro la mia volontà è il mio paese, quindi non è che quel giorno mi sento, questo è già un qualcosa in più rispetto agli anni passati, però c'è un problema che ponevo prima, questo lo dico a titolo personale perché ho vissuto seguendo sempre queste tematiche, ovviamente l'obiezione di coscienza è rimasta per me un'affermazione di coscienza, e la fine della coscrizione obbligatoria probabilmente è successo anche in altri paesi,
in realtà crea una grande attenzione mediatica quando purtroppo perdiamo questi connazionali. Io però soffro pure quando perdono quelle delle altre nazioni o i civili. Io penso lo facciano anche gli altri, non è esclusiva della coscienza, per carità. Però c'è meno attenzione, perché la logica è sono professionisti e il loro rischio è gli tocca. Sì, questa è una cosa che ho sentito dire più volte. Beh, il loro lavoro hanno scelto loro. No? L'idea appunto che ci siano forze speciali più che forze armate, quindi meno legate alla gente, al territorio, al paese, questa può passare? Mi sembra che, insomma, dobbiamo attenerci a quello che oggi è la discussione in atto. Poi la professionalità, secondo me, in questo settore, ma così come in tutti gli altri settori, è un obiettivo da raggiungere, da perfezionare, da perfezionare per una migliore efficienza, ma anche per una tutela migliore, ecco, rispetto ai nostri soldati. Competenze per non rischiare. Noi abbiamo comunque una grande attenzione su questo aspetto. E credo che la politica, ma soprattutto insomma, le forze armate, guardino alla garanzia per i nostri soldati all'estero con estrema attenzione, ma destinando, come dicevo prima, delle risorse che possono far crescere questa professionalità. Avete un fogliettino rosso piccolo e uno blu sul vostro tavolino da ristorante. Se vi date un voto, mentre io chiudo, un voto reciproco, non all'insegna del buonismo, ma all'insegna del rispetto delle opinioni e del... Cioè lo devo dare nei confronti del collega? Sì. Dipende dai criteri che usavano lei mi spieghi i criteri. Lei mi spieghi i criteri e mi dia anche tre voti. Allora, i criteri sono che a scuola mia 10 non davano, quindi se arrivava al massimo all'8 posso dargli 7,5. Se quello è il criterio, se invece 10 gli do anche 8. Un 7,5 perché comunque pensate di poter lavorare insieme, c'è qualcosa in comune, si può trovare. Siamo italiani, siamo nello stesso Parlamento. E adesso anche nella stessa maggioranza, pensate un po'. Sì, il governo tecnico serve a questo. Prima non si parlava perché a priori si diceva dall'altro lato c'è un avversario, punto. Non lo siete più avversari? Non ci credo. Ma io il voto intanto, io non chiacchieriamo troppo. In genere non ho mai creduto all'avversario in politica. Okay. Ho creduto comunque ad una parte che bisogna guardare con rispetto e con cui bisogna... dialogare e cercare soluzioni. E quindi per cercare soluzioni e dialogare con rispetto, che voto rispetto, da Di Giovan Paolo? Adesso sembrerà strano, ma per me 7,5 è un voto straordinario. Li siete dati 7,5 tutte e due. Quindi addirittura 8. E allora io devo aumentare. Vede, non male. Questi sono proprio gli scherzetti per chiudere, però volevo lasciarvi con una cosa più intelligente, in realtà, che hanno detto entrambi i nostri ospiti, cioè che in modello di difesa investiamo sempre di più sul territorio, ad esempio per la protezione civile, che il servizio civile sia obbligatorio o meno, per carità, tanti ragazzi che non fanno niente potrebbero utilmente impiegare il loro tempo, ma anche per quanto riguarda i territori esteri impieghiamo soprattutto sulla cooperazione internazionale. Anche questo è un modo di portare il nome del nostro paese e anche questo è un modo per costruire la pace che dovrebbe essere, la Costituzione lo cita, il primo obiettivo di tutte le nostre missioni. Grazie di essere stati con noi. Grazie. Seguiteci su Twitter, YouTube.